ore 7 di mattina. Ah, si sta veramente bene, c'è un po' di aria. Favoloso. Dopo tutto questo caldo, un po' di temporale, un po' di pioggia. Caldo, e quindi è finito il temporale di questa mattina. E vabbè, dai, guardate, c'è un lago meraviglioso. Ciao ciao ciao, buona giornata a tutti voi. Stamattina c'è stato un bel colpo di fresco, adesso qua ho già quasi 28 gradi. È stato proprio una parentesi veloce. Stavo leggendo i vostri commenti, è uscito prima il video, il video sulla lettura dei testi sacri. Ho iniziato da un testo un po' controverso, giusto per capire l'inizio, poi quando adesso inizieremo i Vangeli, per capire perché siamo qua, perché Dio ci ha creati, come è nato l'uomo secondo la Bibbia. E quindi c'è chi già, ma qui, ma là. Uno ha anche scritto una parolaccia, poi il commento si è cancellato perché l'algoritmo di YouTube, adesso se poi ci sono parolacce, cose, veramente restrittivo, è diventato veramente molto restrittivo. Cosa c'entra con l'NDE? C'entra con l'NDE abbastanza, perché troveremo nei Vangeli molti riferimenti all'NDE, qualche riferimento anche alla reincarnazione, e scopriamo appunto nella creazione dell'uomo che Dio ha insufflato lo spirito dentro di noi per darci la vita. Quindi è quella la parte che c'entra con l'NDE, perché è la parte spirituale che ci permette di essere vivi e di sopravvivere alla morte fisica. Poi ovviamente, per farla in breve, il fatto di Adamo ed Eva è un'allegoria che ci spiega il libero arbitrio, che ci spiega che l'uomo è libero arbitrio, che il peccato originale nasce quando l'uomo si allontana da Dio, che è liberissimo di farlo, di allontanarsi da Dio, e ovviamente anche di subirne le conseguenze, quindi di perdere, uscendo dal recinto del tempo, perché Eden, una delle traduzioni di Eden, oltre che giardino recintato, è recinto del tempo, perde l'immortalità fisica e perde l'immortalità, perché Dio gli dice tornerai polvere, però Dio poi ci manda Gesù che attraverso la sua morte e risurrezione ci riapre alla immortalità, alla vita eterna. Quindi i morti non sono più quiescenti, ma una volta morti lo spirito va, è libero, l'anima è libera di vivere ancora eternamente. Quindi molto molto interessante, i commenti al momento sono positivi, staremo a vedere un po' cosa succede. Insomma, questa salute non vuole sistemarsi del tutto, ovviamente non sono grave, ma sono costantemente sotto antibiotico, vedremo un attimino come va nei prossimi giorni. Un pochino di miglioramento c'è sicuramente, quindi dai, forza e coraggio. Molti vedo che mi scrivono per sapere di più, per sapere molte cose, ci arriviamo sempre un passo alla volta, siamo d'accordo. Sono in dubbio su cosa preparare a mangiare, non ho molta voglia, poi torna la mia signora dal lavoro e oggi mangeremo prosciutto e formaggio e via così, proprio taglierò un paio di pomodori. Voi cosa mangiate oggi a pranzo? Perché d'estate poi non si ha neanche molta voglia di mangiare, a volte mangio lo yogurt con la frutta
anche se io sono limitato nelle scelte della frutta proprio per le mie allergie, per esempio niente fragole, che sono molto buone, e quindi così. E staremo a vedere un attimino. Comunque, dicevamo, vediamo un po' cosa c'è nel frigo. Oh, abbiamo della frutta, guardate là. Ci sono anche le fragole, ma quelle per me sono intoccabili. I yogurt li abbiamo. Abbiamo questo yogurt che è molto buono. Latteria Cembro, biologico. Naturale, e quindi bello yogurt con dei cereali, bello fresco. Chissà che oggi mangio quello. Volevo fare la pizza questa sera perché rientra anche figlio numero uno, figlio più grande. Vediamo, perché con questo caldo anche accendere il forno è una bella tortura. Però dai, devo mettermi di buzzo buono. Questi giorni devo piano piano, man mano che recupero, mettermi a fare anche le cose. Ho anche questo nastro da attaccare, è un antigoccia per, sapete, i lavandini, le cose. E qua avevo, quando ho rifatto la parete, ho messo silicone che è un po' bruttino e devo mettere quel nastro. Quindi ho anche questo lavoretto da fare. Ne ho parecchie. Devo finire di preparare alcuni video per voi sulla vita dopo la morte. E ho un'azienda che mi ha scritto se gli faccio un test su un coltello e gli dico cosa ne penso. E ho anche da rispondere alle vostre email. Quindi oggi giornata impegnativa. La fortuna è che non dovendo ancora andare a lavorare, mi resta la sera libera per poter almeno a rispondere un po' di email. Non arrabbiatevi quelli che rispondo a ritardo o qualcuno anche non rispondo affatto perché magari mi scappa qualche email. Eventualmente riscrivetemi. Purtroppo veramente siete in tanti e io vi voglio bene. Vi voglio bene perché mi avete sostenuto, perché mi sostenete, perché mi volete bene. E cerco di accontentarvi il più possibile. Dopo non riesco a fare tutto, mi sto organizzando. Come dicevo, per ottobre ci saranno un sacco di novità sul primo canale, su questo canale, perché adesso in questi giorni vi faccio quasi un vlog giornaliero, anche se solo parlare, perché purtroppo non potendomi muovere è praticamente solo parlato, non vi faccio vedere quasi niente, ma nell'autunno vi porterò con me e parleremo di tante belle cose. Nel frattempo vi faccio vedere anche un po' di posti, mi fate compagnia, ci facciamo compagnia a vicenda. Sto notando che questa cosa del vlog mi piace perché io spero di farvi un po' di compagnia e voi mi fate compagnia, mi trovo proprio bene in vostra compagnia. E vi voglio bene perché voi appunto mi volete bene, mi avete dimostrato affetto in questi giorni di malattia e questo mi ha dato sostegno. Voi non ci crederete, però magari lì per lì si fa poco caso, però piano piano questa energia positiva, questi pensieri positivi aiutano e non poco, sono sincero, quindi grazie, grazie, vi voglio molto bene. E spero che voi mi vogliate bene come me ne voglio io. Ecco, quindi dai, per oggi la finisco qua. Adesso lavo la frutta, preparo qualcosina, aspetto sotto qua nei commenti che mi diciate cosa mangiate voi in estate quando fa caldo, qualche pranzo veloce, qualcosa, se preparate qualcosa di buono. Ovviamente ci saranno le solite ricette, la pasta fredda o il riso freddo, poi il riso alla greca, o ognuno lo chiama come vuole. E così, insomma, mi fa piacere sapere un po' come vi organizzate voi. Se
se state soffrendo questo caldo quanto lo soffro io, se invece a voi il caldo piace, allora il caldo in assoluto non è che mi dispiace questo caldo quando è eccessivo perché ti impedisce veramente cerchi di sopravvivere cercando di stare all'ombra, di non fare troppi lavori pesanti perché poi veramente il caldo ti distrugge e via discorrendo. Vi saluto, vi auguro una buona giornata, ci vediamo forse domani, vediamo finché sono a casa se riesco a farvi un vloghino giornaliero o magari già oggi se viene fuori qualcosa. Ciao a tutti da Ermanno, anzi, ciao a tutti dal Pirata, ciao!